Salve a tutti! In questo video vedremo come creare un programmino semplice semplice che genera 10 numeri successivi ad un numero che noi inseriamo. Quindi, per esempio, se noi inseriamo un numero che è 5, il nostro programmino genererà 6, 7, 8, 9, 10 fino ad arrivare a 15. Per fare questo avremo bisogno ovviamente di un ciclo. Cos'è questo ciclo? Un ciclo è una serie di istruzioni, di una o più istruzioni, che vengono ripetute. Che viene ripetuta, scusatemi, finché una condizione è vera. Per farvi un esempio, quando noi abbiamo fame, diciamo che cominciamo un ciclo. Finché abbiamo fame, mangiamo. Ogni volta che mangiamo, che ne so, un biscotto, ci chiediamo: ho ancora fame? Se sì, prendo un altro biscotto. Se no, esco dal ciclo e smetto di mangiare. Giusto per farvi capire. Apriamo il nostro Visual Basic, creiamo un nuovo progetto. E lo chiamiamo con un nome che mi sono appena inventato, che è Pino, come sempre. Premiamo su OK e dopo un po' ecco che parte la parte visuale di Visual Basic. Eccola qua. Allora, per prima cosa ci creiamo un bel button che serve sempre e magari una text box, sì. Una text box. Ce le mettiamo qui, li allarghiamo. Ah, non so se l'avete notato. Visual Basic, quando noi andiamo a posizionare i controlli, lascia queste linee blu sull'estremo, sul lato estremo del controllo. Questo per farci vedere che i controlli sono allineati. Il button 1 è un controllo, la text box 1 è un altro controllo. Se c'è la linea blu, vuol dire che quel lato evidenziato dalla linea blu è allineato. Vabbè. Detto questo, andiamo al nostro button e magari ci facciamo. Sì, aggiungiamo un'altra text box, va? Ma sì. Anzi, ancora meglio, andiamo a vedere il controllo list box. Una list box non è altro che una lista di più elementi. Quindi. Anzi, non una list box, scusatemi, una combo box. È più bella. Dove sta la combo box? Combo box, eccola qua. Dovrebbe esservi un po' familiare, perché è molto usata nella programmazione. Comunque, facciamo doppio clic sul button 1 e andiamo a vedere cosa dobbiamo scrivere. Allora, per prima cosa, abbiamo bisogno di una variabile che contenga il numero che noi inseriamo nella text box 1. Questa variabile sarà una variabile numerica, la chiamo Gigi. Essendo numerica è un integer. Quindi, dim Gigi as integer. Dopodiché andiamo nel button 1 e andiamo a vedere cosa fare di questo Gigi. Allora, Gigi sarà uguale alla text box 1.text, perché noi il numero lo metteremo nella text box 1. Poi, a questo punto, dobbiamo far cominciare il nostro ciclo. Per il nostro ciclo avremo bisogno di un contatore, che sarà una variabile che noi andremo ad incrementare fino ad un certo punto. Quando arriverà a quel punto, il nostro ciclo dovrà finire. Questa la chiamiamo count, sempre come integer, e qui andiamo a fare il nostro ciclo. Quello che faremo noi sarà un ciclo for, che quindi verrà ripetuto un determinato numero di volte. Siccome noi vogliamo generare i 10 numeri successivi a Gigi, dovremo fare un ciclo che si ripete 10 volte. Quindi il nostro count, siccome parte da 0, perché il nostro computer comincia a contare da 0, il nostro conto dovrà partire da 0 e arrivare a 9. In questo modo il ciclo verrà eseguito 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 volte e sono 10, perché sono 9 più quella dello 0 sono 10 volte. Quindi. E per il nostro ciclo abbiamo detto un ciclo for, quindi comincia con for count che va da 0
9. Clicchiamo su invio dopo il nostro 9 ed ecco che il nostro Visual Basic, sì, che è bravissimo, ci scrive già un next. Questo next sta a definire la fine del nostro ciclo, cioè tutto quello che scriveremo dopo questo next sarà eseguito quando il ciclo sarà finito. Io che cosa ho scritto qui? Ho scritto for, quindi per count che va, questo uguale sta a significare un che va da 0 fino a 9. Cioè, la prima volta count sarà 0. Quando questo ciclo, quando verranno eseguite le istruzioni che sono all'interno di questo ciclo, poi si arriverà al next. Se il count viene incrementato di 1. Quindi si ritorna su. Il nostro count a questo punto sarà 1 e il nostro programma si chiederà, il nostro Visual Basic si chiederà, questo count è ancora minore o uguale a 9? Se sì, continuo, altrimenti vado fuori. Vi faccio un esempio per capire meglio. Allora, intanto vediamo cosa dobbiamo fare. Noi dobbiamo prendere Gigi, aggiungergli 1 e il risultato lo dobbiamo mettere nella combo box. No, nella combo box, scusatemi, no, nella combo box. Mi confondo sempre tra combo box e list box, ma già. Quindi, combo box 1.items.add sarà uguale a gg più count, no, perché count? Sì, più count, possiamo fare così. Però facciamo una bella cosa. Allora, nella combo box 1 noi andremo ad aggiungere, ma scusatemi, non ci vuole l'uguale, ci vuole una parentesi qui. Perfetto. Anche se me lo dà ancora, ok. Allora, cosa ho scritto? Il nostro programma, ogni volta che verrà eseguito il ciclo, dovrà aggiungere come elemento della combo box 1 quello che c'è in gg. In gg più count. Quindi, se noi la prima volta avremo gg che sarà uguale, che ne so, a 3, perché avremo inserito qui dentro il numero 3, nella combo box 1, il primo elemento della combo box 1 sarà gg, quindi 3, più il nostro contatore. Per una questione di comodità ci conviene inizializzare il nostro count invece che a 0 a 1 e di far finire il ciclo a 10. In questo modo la prima volta verrà aggiunto gg più 1, la seconda volta gg più 2, terza volta gg più 3, fino ad arrivare a gg più 10. Gg più 11 non verrà aggiunto perché quando count supera il 10 si supera il next e quindi si esce dal nostro ciclo. Non so se è chiaro. Comunque, proviamo ad eseguire il nostro programma e vediamo che succede. Eccolo qua, il nostro bel programmino. Allora, io metto come primo numero, cioè come numero 5. Dopodiché clicco sul bottone 1. Sembra che non sia successo niente. In realtà, se vado a cliccare nella combo box, cioè su questa freccetta che c'è nella combo box, ecco che mi appare l'elenco di tutti gli strumenti che sono nella combo box. E questi qua sono tutti i numeri che noi abbiamo generato. Infatti vanno da 6 a 15, che sono i 10 numeri successivi al nostro bellissimo 5. Se io adesso vado a scrivere 3 e primo di nuovo sul button 1, dopo il 15 sono stati aggiunti il 4, i numeri che vanno dal 4 al 13. Questo perché ogni volta il nostro count viene incrementato di 1, quindi la prima volta verrà aggiunto 3 più 1, cioè 4. La seconda volta count sarà 2, quindi verranno aggiunti 3 più 2 e sarà 5. Poi 6, 7, 8 fino ad arrivare a 13. Quando count sarà arrivato a 11 e quindi sarà maggiore di 10, si uscirà dal ciclo e si arriverà fuori dal next. Quindi abbiamo visto come si codifica in Visual Basic un ciclo for. Ci vuole il for, il contatore che deve avere un inizio, il to, la fine del contatore, le istruzioni da eseguire ovviamente e poi il next. Ci vediamo nel prossimo video.